Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. La partita di quest'oggi del Marina al Comunale Le Fornaci contro un Castelfidardo di ottima fattura. Si aspettava ed era atteso uno squadrone composto da giocatori di un certo livello e una squadra costruita per ben altri risultati. Partita difficile, almeno nel primo tempo, per un Marina quasi sempre in copertura, costretto a fare le chiusure sugli scatenati avversario, anche se la palla buona l'ha avuta comunque alla fine del tempo con una gran girata di Baldini che faceva venire i brividi a Davide. Secondo minuto, comincia il Marina con un timido tentativo di Domenichelli che produce solo un angolo. Al settimo è Zeti, prova di testa sul suggerimento di Gattabria, ma la palla finisce sopra la traversa. Al tredicesimo tocca sua maestà e bomber Guido Galli, con un diagonale pericolosissimo, palla sopra la traversa. Quattordicesimo, brivido Medici, che sbaglia un appoggio in difesa. Sciba si trova la palla sui piedi, sorpreso da tanta grazia, e non riesce a centrare la porta con Castelletti sbilanciato. Al diciottesimo, Gattabria su Capponi, il tiro cross a centro area è completamente ciccato da Sciba. Al venticinquesimo, il doppio tiro di Galli con Castelletti sempre pronto. 35esimo, grande Castelletti ancora su Gattabria, penetrato sulla sinistra, che sgancia un diagonale violento carico di effetto, ma il portierone del Marina si devia distendendosi sull'angolo con palla fuori. 44esimo, tocca finalmente al Marina con Baldini, che impegna con una girata da dentro l'area Davide a una grande parata. E al 45esimo il tempo si chiude con la gran botta da fuori di Trofo. Castelletti sempre pronto. Il secondo tempo decisamente molto più equilibrato. E oltre al rigore, che Pierandrei cicca maldestramente al 69esimo, all'82esimo e 80esimo sempre lo stesso Pierandrei ha, tra virgolette, il rischio di poter far vincere la partita ai suoi. Comunque al 66esimo su cross di Baldini Pierandrei scivola davanti a David. Poi l'episodio del rigore, penetrazione di Baldini sulla destra, parla a Pierandrei che tira di primo istinto, la palla viene rimpallato, riprende Rossetti al limite dell'area che viene esteso da Trofo. L'arbitro non ha tentennamenti e assegna il calcio di rigore. L'incaricato è Pierandrei, che calcia in maniera violenta, molto angolato contro il suo ex portiere, ma sbaglia clamorosamente. Al 72esimo inzuccata di Galli, ma Castelletti si supera deviando in angolo. 79esimo, ancora Castelletti su Bracciatelli. All'82esimo slalom di Pierandrei, palla al centro, ma il ritardo di un compagno fa sfumare l'occasione. 88esimo e ancora Pierandrei che spreca una possibile occasione da gol, colpisce male e Davide para. E al 93esimo i giochi si chiudono con l'inzuccata alta per l'ultima occasione di Rinaldi. Poi tutti dentro gli spogliatoi. Mister, 1-0-0, però a dispetto del punteggio, una partita che ha regalato tante occasioni da gol. Sì, sapevamo, innanzitutto faccio i complimenti al Castelfidardo e al mister, perché comunque sapevamo di incontrare una squadra forte, una squadra chiaramente costruita con dei obiettivi diversi dai nostri, una squadra importante. Io l'avevo giustamente, come facciamo tutti noi allenatori, studiata, viste le partite che avevate disputato nelle precedenti giornate, e sapevo che incontravamo una squadra con tante individualità, con giocatori importanti in tutti i ruoli.
è chiaro che poi il risultato è stato pieno di emozioni, perché poi in tante situazioni sono stati in primis bravi portieri. È chiaro che poi noi ci abbiamo questa amarezza per rigore sbagliato da Riccardo, ma è un episodio di una partita. Io dico sempre che faccio i complimenti alla squadra, e l'episodio si supera e si farà un'altra partita, e lo stesso Pierandrei farà gol in un'altra situazione, perché è un giocatore importante per noi, e basta, non dobbiamo abbatterci su niente, questo è il discorso. Anzi, dobbiamo dare merito alla squadra, ripeto, che ha fatto una grandissima prestazione con una squadra fortissima. Il primo tempo avete obiettivamente sofferto la pressione del Castelfidardo, nel secondo tempo la partita è stata più equilibrata, il Marina si è reso anche pericoloso, e poi, come diceva prima, l'occasione clamorosa del rigore sbagliato che poteva addirittura farvi vincere e poteva cambiare la gara. Questo è il calcio, questi sono episodi, ti danno, ti tolgono. Oggi è andata così, il primo tempo noi abbiamo sofferto la fisicità del Castelfidardo, perché comunque è una squadra tosta, una squadra importante, ripeto, ci siamo adattati, ci siamo sistemati il secondo tempo, e secondo me il secondo tempo è stata una partita differente, molto più equilibrata, che poteva decidersi da un episodio. L'episodio l'abbiamo avuto, purtroppo è andata così, però ripeto, faccio i complimenti alla squadra, perché queste prestazioni per noi sono più che mai un'iniezione di fiducia per continuare a credere nel lavoro che stiamo facendo giorno per giorno. Una parola su Castelletti, il portiere oggi in giornata di grazia. Io dico sempre che i portieri devono fare i portieri, quindi lui viene allenato per questo, è stato perfetto in tutto quello che doveva fare, nelle uscite è stato bravo in due situazioni. Chiaramente faccio i complimenti anche a David, perché forse la parata più difficile della partita l'ha fatta lui il primo tempo, se non ricordo male, la più difficile delle situazioni. È così, però i portieri, ripeto, faccio i complimenti a lui, però dobbiamo lavorare come lavora lui, lavoriamo tutti, la squadra sta crescendo e quindi sono contento per questo. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Mister, oggi una grandissima prestazione, è mancato solo il gol. Un po' per sfortuna, un po' imprecisione, un po' avete trovato di fronte un portiere in giornata di grazia. E oggi abbiamo fatto una gran partita. Per almeno 70 minuti penso che abbiamo fatto bene, molto bene, abbiamo giocato bene, abbiamo creato tante palle gol, e il portiere loro ha veramente fatto i miracoli, bravo lui, comunque bravi i ragazzi, e comunque la prestazione l'hanno fatta, bisogna solo fare un po' più, qualche gol. A volte però partite come queste dominate possono finire anche male, e il Castelfidardo ha rischiato addirittura di perdere su quell'episodio del calcio di rigore sbagliato poi dal Marina, però forse c'era anche un calcio di rigore per il Castelfidardo. Sì, no, se dà rigore a loro così come gliel'ha dato, non può non dare quello dopo su Bracciatelli, perché è la stessa dinamica, e non ho capito perché, infatti gliel'ho chiesto a fine partita, lui mi ha detto che non era fallo, ma se dà un rigore del genere, che al limite, non lo so da lontano, io ero lontano, non mi va neanche di giudicarlo, non può non dare quello lì del nostro giocatore lì a un metro dalla porta. Comunque sul piano del gioco il Castelfidardo sembra sulla buona strada, ha fatto anche delle modifiche a centrocampo, nel primo tempo si è visto veramente un grandissimo Castelfidardo, abbiamo contato almeno 5 palle gol, la corsia di sinistra soprattutto con Gattabria sembra aver funzionato di più. Sì, no, ma sapevamo che comunque noi lì a sinistra avevamo possibilità di sfondare, abbiamo creato tanto, abbiamo tirato tanto, abbiamo fatto tanti cross, non so quanti calcio d'angolo abbiamo battuto, perché veramente al limite è imbarazzante per quanti calcio d'angolo abbiamo battuto, abbiamo avuto tante palle gol anche su ogni calcio d'angolo, dobbiamo essere un po' più bravi, più cattivi, più determinati nel far gol. Soprattutto su queste palle inattive, su questi cross che mettiamo, dobbiamo essere un pochino più bravi. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.